Un buongiorno a tutti! Buongiorno anche a lei! Un altro esaurito! Esiste un modo creativo per occuparsi di bambini e di ragazzi, un modo colorato, divertente, appassionato, che si traduce in arte e che soprattutto si impara. Ad insegnarlo ci pensa l'Associazione Torre del Drago di Bitritto, che dal 2005 si occupa di teatro per ragazzi. Lo scorso anno ha dato prova della bravura dei propri attori, aggiudicandosi con Romeo e Giulietta il premio De Blasis al Festival Nazionale Teatro Ragazzi di Potenza, spettacolo che nel 2011 ha vinto anche la Rassegna Nazionale Voci del Mediterraneo di Bisceglie. Gli attori dell'Associazione Torre del Drago sono tornati a vincere il premio De Blasis quest'anno con Baraonda, La città dell'altra sponda. I laboratori sono diversi, partiamo un po' dalla fascia più giovane, quindi bambini dai 9 anni, si arriva fino ai 18 anni, poi i bambini e i ragazzi, se hanno voglia, se hanno veramente la passione, continuano, perché non è facile seguire comunque un laboratorio teatrale, c'è un percorso da fare prima dello spettacolo, perché poi magari c'è un bambino o un ragazzo che si iscrive perché ha voglia di esibirsi e fare lo spettacolo, invece c'è prima il laboratorio da seguire, poi alla fine del laboratorio e del percorso arriva lo spettacolo. Ma se una persona volesse venire all'associazione e imparare a recitare nel teatro per ragazzi, che deve fare? Nulla di più semplice, ogni settembre partono le iscrizioni e quindi ci si deve presentare, ovviamente se c'è la possibilità, il posto disponibile, perché ovviamente non si possono iscrivere 300 persone, quindi c'è una prima fase di iscrizione e poi bisogna cominciare a frequentare i corsi laboratori.